Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per questa nostra prima lezione di geometria oggi parleremo della rettificazione della circonferenza. Allora, normalmente nelle mie lezioni vi elencherò quali sono gli obiettivi formativi, ovvero quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere al termine di questa lezione. In realtà, quelli che vedete qui elencati si riferiranno alla o si riferiscono alle attività che abbiamo fatto già in classe, quindi direi che possiamo già spostarci alla prossima. Nel corso di geometria del secondo anno delle medie avete incontrato la circonferenza. Ora è importante per lo studio successivo fare un breve ripasso di che cos'è le circonferenze e identificare alcune delle sue parti. Allora, ricordiamoci insieme qual è la definizione. Noi diremo che la circonferenza è l'insieme dei punti, qualche volta vedrete anche scritto il luogo dei punti, esanti da un punto detto centro. Ovvero, come faccio a disegnare la circonferenza? Trovo un punto, e questo sarà il nostro centro di circonferenza, e da lì vado a definire una distanza, e tutti i punti che si trovano alla stessa distanza, questo è il significato della parola equidistante, e tutti i punti, dicevo, che si trovano alla stessa distanza fissata da questo punto andranno a costituire la nostra circonferenza. La circonferenza è una linea chiusa e la sua lunghezza la indicheremo spesso e volentieri con una C maiuscola, in questo caso l'ho scritta anche in corsivo, no? Circonferenza. Le altre due grandezze che andremo a utilizzare spesso nelle lezioni successive saranno il diametro e il raggio. Il diametro viene definito come la corda, e vi ricordo la corda è quell'elemento che unisca due punti sulla circonferenza, la corda di lunghezza massima, o se vogliamo il diametro è qualsiasi corda che passi dal centro, come questa linea qui. Di nuovo, noi di questi diametri possiamo disegnare infiniti e tutti avranno la stessa lunghezza. Indicheremo il diametro con la lettera D minuscola. E infine il raggio che indicheremo con la lettera R minuscola è appunto la distanza del centro dalla circonferenza. Sin dall'antichità, sin dagli albori della civiltà umana, gli uomini sono stati in grado di disegnare circonferenze grandi e piccole, oppure di identificare, scusate, in oggetti naturali, circonferenze più o meno grandi, una fra tutte il disco del Sole o quello della Luna. E sin dall'inizio ci si è posto il problema se ci fosse una relazione tra la lunghezza di questa circonferenza e il suo diametro. Ecco, nel corso dell'attività che avete fatto in classe, voi avete misurato la lunghezza della circonferenza di diversi oggetti, di una bottiglia, l'apertura del cestino della spazzatura, qui ho altri oggetti, una ruota di bicicletta, un pallone da basket, la terra stessa, ma questo comincia a porre dei problemi un pochino maggiori dal punto di vista delle misure. Ecco, se noi andiamo a misurare la lunghezza della circonferenza e il corrispondente diametro, vediamo che non solo crescono insieme, ma che c'è proprio una relazione tra queste due grandezze, una relazione che è stata scoperta sin dall'antichità. In particolare è stata scoperta una relazione di proporzionalità diretta. Questo è un altro concetto che abbiamo visto nel corso di seconda media, ovvero due grandezze sono direttamente proporzionali se al raddoppiare dell'una raddoppia l'altra, se al triplicare dell'una triplica l'altra. In particolare, due grandezze sono direttamente proporzionali se il loro rapporto è una costante. E questo è appunto quello che avviene anche nelle circonferenze. In qualsiasi circonferenza noi possiamo dire che il rapporto tra la lunghezza di una circonferenza C e il suo diametro D è una costante. Questa costante noi la chiameremo pi greco o pi in inglese, la indicheremo con questo simbolo qui che è appunto la lettera pi minuscola nell'alfabeto greco. Questo perché non furono i greci a scoprire questa relazione, ma sono stati i primi a fornirne una misura abbastanza precisa. Quindi, già da diversi millenni noi sappiamo che questo rapporto è costante e che ha un certo valore. Il calcolo del valore di pi greco
una sfida che è stata portata avanti dall'umanità sin appunto dagli albori della civiltà, quindi sin dagli antichi Egizi sia dagli antichi Greci. Nel corso dei secoli, anzi dei millenni, abbiamo scoperto quindi che il pi greco appartiene a una classe un po' particolare di numeri, no? Sin dall'elementare abbiamo conosciuto i numeri naturali, cioè numeri interi positivi, abbiamo visto i numeri relativi, quindi numeri interi positivi e negativi, abbiamo visto i numeri razionali, cioè numeri che possiamo rappresentare come rapporto tra interi. Ecco, il pi greco appartiene a un'altra categoria di numeri, a un altro insieme di numeri, se vogliamo dire, ovvero i numeri irrazionali, il che non ha nulla a che vedere con il fatto che sia ragionevole o meno, ma irrazionale significa appunto non razionale. E se vi ricordate quello che vi ho detto prima, significa che non può essere rappresentato come rapporto tra interi. Un altro modo per dire che pi greco è irrazionale significa che pi greco ha un numero di cifre decimali infinite, non periodiche. Quindi quando vedete scritto il pi greco, per esempio come qui, 3,141, metto i puntini, 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 non perché sono pigro, non voglio scrivere le altre cifre, ma perché non posso, perché le altre cifre sono un numero infinito. Chiaramente all'atto pratico, soprattutto per i nostri calcoli, non potremo portarci dietro infinite cifre, anche perché non le conosciamo. Al momento attuale le nostre conoscenze conosciamo circa, è comunque un numero molto grande, circa 5.000 miliardi di cifre decimali del pi greco. Ora, voglio che cerchiate di visualizzare questo numero, no? 5.000 miliardi di cifre decimali, quindi un numero di cifre decimali da riempire molti fogli. Ecco, chiaramente all'atto pratico non possiamo scriverlo tutte le volte che incontreremo il pi greco. Per i nostri scopi, quello che faremo sarà di approssimare il pi greco oppure di lasciarlo indicato. Questo poi vedremo di volta in volta quale scelta fare. Quindi io potrò lasciarlo o semplicemente indicato come pi greco, oppure se proprio devo svolgere dei calcoli, lo approssimeremo almeno per i nostri scopi al numero 3,14. Ben conscio del fatto che questa è un'approssimazione, quindi non è il numero pi greco completo, ma è solo una sua rappresentazione fino alla seconda cifra decimale. E ora mi piacerebbe concludere con una parte un pochino più faceta, un pochino più legata alla cultura generale. Chiaramente nessuno può conoscere tutte le cifre decimali del pi greco, tuttavia esiste un gruppo abbastanza nutrito di persone che cercano modi per ricordarsi il maggior numero possibile di cifre decimali del pi greco a memoria. Uno dei modi più facili per farlo è imparandosi delle filastrocche, o quello che possiamo chiamare un piema, no? Un gioco di parole tra poema e pai, pi greco. Uno dei più semplici, nella sua versione inglese, è quello che vedete qui, no? How I need a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics. E io ora non vi dirò come questa frase apparentemente senza senso ci permetta di conoscere le prime cifre decimali del pi greco, però vi dirò che con questa frase possiamo conoscere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cifre in totale, compreso la prima, del pi greco. Penso di avervi già dato un grosso aiuto, poi vedremo in classe se avete capito come fare. Un'ultima nota, l'importanza del pi greco è difficile da sottovalutare, tant'è che esiste un giorno nell'anno in cui viene celebrato il pi greco, viene chiamato Pi Day. Questo nome, questo, scusate, questo giorno è il 14 di marzo e la scelta nasce dal fatto che nel calendario, come viene scritto nei paesi, si mette prima il mese e poi il giorno, marzo è il terzo mese, il quattordicesimo giorno, quindi 3-14, e questo viene eletto come Pi Day. Nel Pi Day, che festeggiamo anche a scuola nostra, si fanno tutta una serie di iniziative legate al pi greco, la più appetitosa chiaramente è di cucinare una pie, una crostata in inglese, che appunto si scrive, si legge come il pi greco. Ma per oggi è tutto, scusate, arrivederci da Mr. Boscherini.